Ciao a tutti e benvenuti in questo mini video haul autunnale. Chi mi segue su Instagram in realtà ha già visto queste cose perché mi sto dando un po' ai reel, quindi se volete seguitemi su Instagram perché ogni tanto butto di qualcosa che è troppo poco contenuto per metterlo su YouTube anche se ci sono gli shorts, ma così, li faccio perché mi fa piacere. Quindi, passiamo subito a quello che ho comprato da Teddy e Kik. Allora, cose per la casa le ho prese da Teddy, cose da vestire le ho prese da Kik. Ripeto, per vestirle su Instagram c'è il link qui indosso. Ho anche voluto fare un po' la spiritosa. Vabbè, andate a vedere. C'è un ombra, mi sembra che mi stesse uscendo dal naso, quella naso, ma no, è soltanto l'ombra. Vabbè, non fateci caso. Allora, come arrivava l'autunno, ho comprato questo meraviglioso soprammobile barra centrotavola perché cioè, diceva autunno, autunno, autumn vibes, autumn mood. Guarda quanto sono autunnale con la pigna che sì, vabbè, insomma, non è proprio tanto autunnale, ma la zucca, io sono una zucca sopra una zucca con tante altre zucche, zucca, arancione, autunno. E quindi io non ho più niente, l'ho dovuto prendere. No, poi è molto carino. Mi piace, è leggero perché ovviamente è tutta tipo polistirolo, credo. Però ha le spighe, le zucche, le ghiande, le foglie d'acero, questi pallini che non vedo di cosa dovrebbero essere, però sono molto carini. La pigna, ripeto, che forse è l'unica cosa che è un po' più in là. Inizio autunno, fine autunno, eh? Quindi non mi ricordo quanto l'ho pagato. Penso tipo 2,50 euro, una roba del genere. La cosa bella di Teddy è che adesso, prima c'era il prezzo grande in alto, che era quello, non so se qui c'è il prezzo sotto, ecco sì, ve lo faccio vedere dopo. Il prezzo, questo qui, era solo per la Germania. E poi dopo c'era sotto il prezzo per gli altri paesi, no? Vedete qui Germania, qui Austria, Spagna, Italia, Portogallo. Quindi prima costava 5 euro, cioè per la Germania costava 5 euro, per noi poveracci costava 6 euro. Ma adesso hanno deciso, almeno nei Teddy qua in Italia, di portare tutto al prezzo più basso, quindi il primo prezzo. Probabilmente perché tanti facevano storie in cassa e quindi è tutto fondamentalmente diminuito per noi. Questo, faccio vedere, anche lui è un amore, c'era la versione piccola e la versione più grande. Tra l'altro la mia amica Marta, di Marta fa le frasche, ha preso la versione più grande, senza farlo apposta, insomma quando le menti simili comprano le stesse cagate. No, è molto carino. Mi piaceva anche qui, zucche, gnomo. Allora, diciamo che da qualche anno è venuta questa fissa per gli gnomi col nasone, non so se avete visto negli haul degli ultimi anni, soprattutto per Natale. E questo qui, insomma, così autunnale, che posso tenere sia per l'autunno sia per Halloween, perché comunque alla fine autunno, ma autunno, cioè zucche, insomma, tutto ci porta poi ad Halloween, quindi mi sembrava di poterlo sfruttare molto, quindi l'ho preso. E costava 5 euro appunto. Guardate se era sbeccata la punta, no, era solo sporca. E poi allora c'era una ghirlanda di luci che mi piaceva già da anni, con tipo delle ghiande, però non ero sicura di come. Ho trovato questa quest'anno e ho deciso no, ok, mia. Sono delle foglie d'acero. Vedete, gialla, aiuto, rossa e verde, ok, si vede, sono trasparenti, e è carina, io queste qui di solito le metto attorno allo specchio che ho in corridoio vicino alla porta, cioè nel senso c'è la porta d'ingresso, col corridoio c'è lo specchio con mobile e le metto lì, e ho quelle natalizie, e questa qui mi sembrava carina per l'autunno, ora l'accenderemo. Grandi poteri della scienza e della tecnologia. Questo è il dietro, vedete, c'è il LED così, però una volta che li girate decentemente, ecco, al buio fanno un altro effetto, ma anche lì è la foto del reel di Instagram. Ecco, così magari da lontano
Sì, non si capisce che sono foglie d'acero, ma vedete un po' l'effetto, insomma, di quella rossa, quella verde, quella gialla. Molto Tumblr girl queste lucine. E questi erano gli acquisti, diciamo, per la casa da Teddy. Poi ho preso da Kiki invece vestiti, vestiti perché io, allora, io sono tendenzialmente amante del Total Black, ma per lavoro cerco di vestirmi colorato perché sennò, oh, signorina, ma come mai tutti vestiti di nero? C'è stato un lutto. Sì, me l'hanno detto nel 2021, me l'hanno detto. Perché mi sono tutta di nero. Ho detto, no, guardi, mi sono preso le cose a casa dall'armadio stamattina e mi sono trovata vestita di nero. Quindi cerco di vestirmi colorata. Però in autunno mi fa anche piacere vestirmi colorata, tipo questa maglietta che secondo me è molto bella per l'autunno. La adoro. Questa la tengo in casa in realtà, è tipo una camicia, cioè dovrebbe essere tipo una camicia da notte, una camicia da casa, insomma. E mi piace questo colore autunnale, quindi ho preso queste cose dei colori autunnali. Ho preso due vestitini barra magliette lunghe, nel senso che non li metterei mai senza sotto. Dei leggings, ora ve li faccio vedere. Ripeto, questi li vedete indossati nel reel. Uno bordeaux, vinaccia, colore trasù, come canta Alanis Vampa, e questo qui, questo giallo risotto, safran, no? Vi insegno i colori in dialetto. Questo è safran, più o meno, un po' più scuro, e questo è trasù. Non vi spiego cosa vuol dire. Questo appunto vinaccia è questo color giallo risotto, più o meno, un po' arancione. Questi erano, diciamo, della nuova collezione. C'era anche uno che era un verdino come il maglione, quindi non l'ho preso perché da binaccio ho preso questo meraviglioso cardigan, questo maglione che secondo me sta bene con tutti e due. Vedete, sta bene sia con questo qua sia con questo qua, questo colore qua, quindi non l'ho preso il vestito di questo colore, però mi sono forse un po' pentita, per cui magari se ci passerò e ci sarà, lo prenderò. Poi, ripeto, questa è tutta roba che potete vedere io che la indosso e io che la mostro nei reel su Instagram. Siccome ho detto, vabbè, buttiamoci qualcosa in più, giusto per, non c'entra niente con l'autunno, non c'entra niente. Comunque li ho comprati al Kik e ho comprato dei reggiseni, quindi ora volevo mostrarveli. Ho comprato questo che è una taglia più piccola in realtà, però mi va bene lo stesso ed è carino. Li ho trovati tutti in offerta, ecco per quello volevo farvi vedere. Sono insomma gli sconti di inizio autunno. Quindi questo qui nero classico con il bordino bianco. Poi li ho pagati 5 euro mi sembra tutti, perché erano tutti in offerta. Poi questo qui, rosso, con... qua è fatto così. E poi in un altro negozio, sempre Kik, ho trovato questo, un altro rosso, insomma, questo è fatto così. E quasi forse sono, cioè, non sono, sono giusti, però hanno queste coppe che dice, Madonna, ma è perché sono quelle che prendono tutto, no? Sono quelli bassi a balconcino. E quindi sono grossi per quello, vabbè. Niente, questo è quanto. Era un mini haul autunnale così giusto per entrare nel mood perché come ho detto in un altro video che non so se uscirà prima o se uscirà dopo di questo, ma probabilmente prima, ho preso una piccola pausa dai video, nel senso che i video che vedrete, cioè che avete visto fino adesso erano fatti proprio in piena estate, infatti con un lavoro di sudore e poi pausa e li sto facendo adesso che siamo già a metà ottobre. Non ho tanto tempo, manca poco tempo insomma ad Halloween e quindi non so se riesco a fare come l'anno scorso dei video carini dedicati all'autunno, dedicati ad Halloween, dedicati a... quindi insomma questo è un po' di contenuto pseudo-autunnale e insomma prendete un po' quello che viene perché ripeto sono periodi difficili perché il lavoro per me è sempre una tragedia quando arriva l'autunno e in questo caso è arrivato molto prima, cioè le tragedie sono arrivate molto prima purtroppo e quindi non ho avuto tempo, non ero in vena insomma di fare video perché sono successe le cose, ma vabbè, non siamo qui a parlarne.
adesso che insomma sono un pochettino più tranquilla, sto facendo questi video e vediamo cosa riesco a fare. Io spero di riuscire a fare qualcosa per Halloween, ma più che altro spero, anche se cioè, ho proprio credo proprio di no, ma spero di riuscire a fare qualcosina in più per Natale, che già l'anno scorso avevo promesso di fare un video come avevo fatto per Halloween del cibo, e fare un video per cibo natalizio, cose così, ma ripeto, più si va avanti nel periodo autunno-invernale, cioè autunno-invernale, più si va verso l'inverno, più per me il lavoro diventa una tragedia, perché tra i vaccini, tra la gente che non sta bene, è una tragedia. Quindi vabbè, niente, come sempre grazie per aver visto il video, ripeto, se volete vedere i reel andate sul mio Instagram, e basta, un bacio, ciao ciao!